Lo scopo di oggi sarà quello di evolvere il mostro più stupido di sempre. Tipo la scimmia. Uga bunga tonga banga. No, ok, la scimmia è un mostro intelligentissimo, perché se lo facciamo mangiare di più diventerà King Kong e te. Insomma, è un simulatore di mangia banane. Già! Ragazzi, qual è il vostro mostro preferito? Scrivetelo sotto nei commenti! E mi raccomando, cliccate il tasto iscriviti, staccatevi un pollice in su, così proprio vi ricresce tanto. E prendete il libro più bello del mondo. Benvenuti su Mostro Evoluzione! Ma che è sto cazzo? No, ma il tipo di Fall Guys! Guardate! C'ho una specie di blob come mostro! Io mi chiamo Cute e sono una dolcissima e carissima scimmia. Quindi lo scopo di oggi è quello di mangiare letteralmente di più per diventare il King Kong più forte di sempre e andare contro mio cugino, Antonio. Ciao Antonio, è stato... Antonio, giuro che te la farò pagare per aver mangiato la mia Nutella. Che bello, quindi se vado su mostri ci sono diversi mostri, non c'è solo la scimmia. Abbiamo il tipo di Fall Guys. Ma scusami un attimo, ma il tipo di Fall Guys che diventa? Questi sono quelli comuni, poi ci sono quelli rari, tipo Pikachu. Ma è Pikachu, non lo so. Se è pronto Luigi, possiamo andare a prendere a pugni il nostro cugino Antonio. Vai! Il nostro scopo è di mangiare più mele possibile. Sono diventato... Ma che è questo? Ragazzi, ma è orribile! Però guardate qua, sto mangiando interi alberi! Mamma mia, vabbè, che chiap, bellissimo. No, aiuto, mio cugino mi tira le palle infuocate. Cugino mio, mi dispiace per te, ma i tuoi genitori vogliono più bene a me. Niente, due, mamma mia. Sembrava il gigante bestia. Oh yeah, eh? Vuoi un crodino? Non lo so. Oh, finalmente le banane. Certo, è un scimmia, perché non dovrebbe mangiare le banane? Ok, carissimo Luigi, mi sa che oggi ci faremo sotto in un modo incredibile. Allora, abbiamo ancora un'altra bestia da combattere per riuscire a sbloccare il tipo di Fall Guys. E quindi battiamola. Sei pronto Luigi? Pronti? Partenza. Banane! Ok, quante banane? Prima mi mangio le banane e poi mi mangio i caschi di banane e poi mi mangio pure gli alberi di banane. E mamma mia, ma cosa c'è al posto dello stomaco? Un pozzo. Va bene, sono pronto, aiuto! Ok, schivo le palle infuocate. Ah! Schivo le palle infuocate ancora! Aspetta, ma glielo posso andare contro? Ma sei davvero? No, cugino mio! Ah, questo è il mio cugino, questo è mio nonno. No, nonno! Splash! Va bene mio nonno, non mica gli potevo dare un calcio volante infernale. Però ho sbloccato il tipo di Fall Guys. Ma come sta ballando? Questi giochi mi piacciono molto. Oh yeah, banana. Banana. No, aspetta, ma questo è il tipo di Fall Guys, ma in realtà lui non è il tipo di Fall Guys. In realtà lui si trasforma squalo. Perché un tipo di Fall Guys si dovrebbe trasformare in uno squalo? Non lo so. È il momento, Gino, diventerai uno squalo vero e proprio. Quindi preparati, perché dobbiamo mangiare un sacco di fragole per diventare uno squalo. A sta parola divento anch'io uno squalo. Pronti? Mamma mia, quella è una montagna di fragole. Sono pronto, vai! Gino, vai! Ok, mangio una fragola, mangio due fragole. Mangio prima le piccole fragole e poi divento uno squalo.
mano. Sì, quella è la tua mano. Che brutto! Ma che cos'è questo coso? Ma questo dovrebbe essere uno squalo. Aiuto! Ma cosa sono diventato? Ma sei sicuro che è uno squalo mangiatore di pesce oppure ti hanno pescato e te l'ho messo in pescheria? A posto! Ok, tolgo queste qua, tolgo queste sfere contro mio fratello! Io sono più forte di te! Potenza massima! Flash! Cioè, io non ho capito una cosa. Come cavolo faccio a mandarlo a quel paese? No, ora mi spiegate come faccio a fargli il per 10. Come? Perché devo rifare lo stesso livello? Ce l'ho, ce l'ho! Oh, tappa veloce, tappa veloce, tappa veloce! Di più, più forte! Però io sono curioso, per sbloccare per forza gli altri devo fare monete e basta. Ma io voglio sbloccare quelli rari. E sapete cosa faccio? Io sblocco quelli rari, non mi interessa. 2174 monete. Ora possiamo sbloccare uno dei più rari mostri. Vediamo cosa riusciamo a sbloccare. Oh, oh, un alieno. Così, perché ci sta. E vai, sono diventato un alieno. Un alieno che mangia le mele. Ok, adesso diventeremo degli alieni enormi. Mamma mia quanto siamo grossi. Siamo proprio degli ambrogi. Ok, io mi chiamo Ambrogio l'alieno. Devo conquistare il pianeta Terra. Quanto sei brutto. Sei proprio un mostro. Me lo diceva sempre mia madre che ero un mostro. Allora ti butto le palle così. Ti butto le palle. Aiuto. Ok, contro questo Godzilla. Soggetto di 17. Perché mi chiamo soggetto di 17? Ma che significa? Quel pic così. Quello che proprio serviva a me. Soldi. Io sono un alieno molto avido. Io ho bisogno di tanti soldi umani. Perché mi devo andare a comprare i panini al McDonald's. Sai con quanti panini ci compro con questi denè? Sono pronto! Ok, quindi questi sono i nostri mostri principali. Quanto sei carino e coccoloso pure tu. Però noi stiamo per sbloccare il gatto. E sai che faccio? Prendiamo questi soldi! Quanti? No, vabbè, ma sono tantissimi. No, vabbè, ma sono tantissimi. Dovevo schivare queste palle, se no ci tolgono potenza, ci tolgono potere. Il potere che ci serve per mandare quelle Freezer. E Cold! Aspetta, sei troppo freddo. Più veloce, più veloce. Sì, finalmente. Ho preso il bersaglio. Forse ho preso 10. Forse ho preso qualcosa. Comunque mi manca davvero poco per prendere il gatto ed è quello l'importante. E giusto che ci siamo, noi possiamo sbloccare anche un altro iper super mostro. Però prima facciamo l'ultima partita con quest'alieno che ci deve dare tante soddisfazioni. Deve diventare enorme, mangiare così tante mele che una mela al giorno leva il medico di torno. Quindi vai! Ok, ok, ci siamo. Pronti? Prendiamo tutti i soldi, qua! Ricchissimo! Alieno contro Godzilla! Stavolta io ti manderò proprio lontanissimo! Vediamo, ce la facciamo! Sì! No! Ma davvero io sto lottando così tanto per... Cioè, questo non è un gatto, questo è uno sgorbio a forma di gatto. Denti di fuoco significa che diventerà una specie di drago? Presumo di sì, vediamo. Credo sia un drago che mangia le banane. Non l'ho mai sentito. Pensavo che i draghi mangiassero pecore, capre, mangiassero tutte queste cose qua. Però a quanto pare non le mangiano, mangiano banane, sono salutari. Cercare con questo drago di fuoco di raggiungere il 10. Il 10 che ancora io lo desidero, lo voglio questo 10. Drago di fuoco, bravo. Si è arrabbiato con quello sguardo che c'hai. Pronti, partenza.
Via! Lo scopo è quello di prendere 10. Quindi diventa enorme. Mamma mia, che drago che siamo! No, vabbè, ma ragazzi, ma io sono diventato proprio un drago con i fiocchi. Ora devo semplicemente bruciare le cose. Ci siamo? Ci siamo? Devo solo bruciare tutto. Allora, tappo veloce. Potenza. Sì! 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 Normale! Lo sto raggiungendo! 2283! Io direi di sbloccare un nuovo mostro raro. Se prima ho sbloccato l'alieno, ora mi dovrei bloccare un tacchino, perché questo qua è un tacchino. Quindi, oh, che cos'è? A me sembra una palla da golf un po' tecnologica. Questo dovrebbe essere un robot. Ma aspetta un attimo, ma vuol dire che questo robot ora diventerà tipo E.T.? No, aspetta, che cosa dico? No, è diventato peggio di Emilio il meglio. Ok, ti chiamerò Emilio. Ok, questo Emilio sta diventando un Transformer. Ok, stavo scherzando, non è più un Emilio è meglio, è un Transformer meglio. È meglio un Transformer. Quindi Transformers contro questo qua che tira palle di fuoco. Ci siamo, Transformers, vai Optimus Prime. Fai le cose Optimus. Spengete. Che potenza. Yeah, vabbè. E nulla ragazzi, io direi che questo video lo posso anche concludere qua. Spero tantissimo che vi sia piaciuto e nulla. Iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, c'è un sacco di pollici in su, staccatevene tanti. Mi raccomando, le pietre del destino in tutte le librerie e su Amazon, link sotto in descrizione. Qua al vostro insieme è tutto e noi ci vediamo a un prossimo video. E ciao!